Honda Motor Company Ltd annuncia oggi il raggiungimento della pietra miliare di 100 milioni di unità prodotte a livello globale del leggendario Super Cube. Per l'occasione si è tenuta una cerimonia celebrativa a cui ha partecipato anche il presidente CEO di Honda, Takahiro Hachigo, presso la fabbrica di Kumamoto in Giappone, uno degli stabilimenti dove il Super Cube è prodotto. La produzione della prima generazione di Super Cube, il C100, cominciò nell'agosto del 1958 presso la fabbrica di Yamato a nord di Tokyo. Il suo immediato successo di vendite era dovuto a una serie di caratteristiche esclusive: l'affidabilità, resistenza ed efficienza del suo motore 4T da 50 cm cubici ad alte prestazioni, in contrapposizione alla massa di motori due tempi di allora. Il suo design è unico, basato sul telaio monoscocca inferiore, la frizione centrifuga senza necessità della leva al manubrio e l'ampio riparo anteriore per le gambe e piedi. Nonostante il continuo sviluppo avvenuto negli anni, il concetto base del Super Cube e i suoi punti di forza sono rimasti sempre gli stessi della prima generazione, con il suo stile unico portato avanti dai vari modelli fino ai giorni nostri. Le sue linee sono così iconiche che nel 2014 il Super Cube è stato il primo veicolo a ottenere in Giappone la registrazione delle sue forme come marchio tridimensionale. Oggi Honda produce la serie Super Cube in 16 fabbriche distribuite in 15 nazioni. È venduto globalmente in oltre 160 paesi, offrendo divertimento e mobilità efficiente ai clienti Honda in tutto il mondo. Takahiro Hachigo, President Representative Director Chief Executive Officer di Honda Motor Company Ltd, durante la cerimonia celebrativa ha commentato: "Il Super Cube, che è stato creato in Giappone, incarna la passione di Honda nel servire le persone in tutto il mondo, con la gioia di espandere il potenziale della loro vita, proseguendo lo sviluppo del prodotto senza compromessi, mettendo i clienti al primo posto. Come risultato, la serie Super Cube è da sempre amata dai clienti in tutti i paesi in cui è commercializzato, tanto da raggiungere la pietra miliare di 100 milioni di unità prodotte globalmente. Honda continuerà ad essere all'avanguardia dei tempi che cambiano, battendosi sempre per offrire prodotti che vanno oltre le aspettative dei clienti."